Bundesbagatella, ragazzi. Diciamo che la Bundes oggi, in questo momento, è un'ottima squadra starter. È un'ottima squadra starter perché, a differenza magari della Premier che costerà tantissimo, a differenza della Serie A che ha buoni giocatori starter, però non lo so, forse mi convince più la Bundes che l'Italia. Abbiamo diversi giocatori che possiamo acquistare in Bundes e che sono buoni. Per quanto riguarda il chip, ovviamente non possiamo prendere Davis che sarà iper forte e sarà super costoso. Mukiele, perché no? Klostermann. Malen è da mettere secondo me. Malen è una punta che ha 90 di velocità e che quindi va messa. Titolare inamovibile. Bellingham è un giocatore che non è un mostrissimo, ma per uno starter della Bundes per me va messo. È ovvio che ci sono giocatori più forti, Goretzka tipo. Ma stiamo parlando di un giocatore che costerà meno, molto, 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 molto meno della metà. Ma non arriverà manco a 30k, forse Bellingham. Forse ci arriva, ma non so. Quindi, più che chip, io direi buggata. Io più che chip, direi questa è una squadra buggata per iniziare. Ma non è chip. Non è chip. Non è poco costosa. Perché già che ti fai Akanji Klosterman, qua già stiamo a livelli clamorosi. Se invece vuoi buggare ancora di più, ti fai Klosterman e il buon Lacroix. Possiamo mettere Roussillon. Roussillon, che comunque è veloce, abbastanza bravo a difendere, abbastanza fisico, non troppo, però il giusto. Fa doppia intesa con Lacroix. Al suo perché, ripeto, non è Davis, però costa pure molto meno. Quindi, voglio dire, qualità-prezzo, Roussillon per me farà il suo, almeno per iniziare. Ripeto, alla fine non è cheap questa squadra, perché già che prendi Lacroix, Klosterman e Malen, come si dice? Malen, penso. Stiamo già parlando di una squadra che non costa poco. Quindi stiamo cercando di fare una Bundes bagatella, cioè forte. Questa qui dà problemi se te la trovi contro, perché sono tutti forti. È ovvio che costeranno, ma so. Non è la top Bundes, ma è una bella squadra. C'è sta Zaccaria, che c'ha un 80 di overall, che può giocare come centrocampista difensivo, mentre il buon Bellingham è un centrocampista leggermente più offensivo. Diciamo un centrocampo bello bagatello. Costeranno un po' comunque. Mbappé ci sta, ragazzi. Ovviamente pure qua, ripeto, non è una squadra chip. È una starter Bundes per chi ha un po' di crediti. Non è la migliore che si può fare, perché in quel caso servirebbero più crediti. Però questa è un'ottima Bundes. È un'ottima Bundes. Con questa, se hai la possibilità di farla, ti diverti. Perché comunque è bella, una bella squadretta. Queste sono le statistiche di Bellarabi, che comunque ha 3 di debole e 4 di skill. Sinceramente, all'inizio del gioco, per una carta oro, start ci sta. Quindi da esterno per me fa il suo. Però non costerà pochissimo. Anche se comunque è un 79, eh. Quindi ci potrebbe stare Bellarabi. Ci potrebbe stare come AD Bellarabi. Turam titolare, via. Embolo e ci abbiamo una cazzo di Bundesliga con tutti i giocatori 80 o meno sull'over di overall. Embolo che sarà buggatissimo. 77, bello. Raga, questa è la Bundes, poi. Arrivederci.